Per me personalmente questo è il primo convegno ecclesiale a cui ho partecipato. Le altre occasioni le avevo solo seguite per la cronaca dei giornali o della televisione. E devo dire che si tratta di un evento molto bello, molto interessante, anche per la partecipazione corale di tutti i membri delegati. Ho avuto l'impressione, specialmente da parte di tanti laici, di un vero e proprio entusiasmo nell'essere presenti. Anche quelli della nostra diocesi hanno avuto questa impressione. E di un cammino davvero, come più volte ha ripetuto il Papa, sinodale, cioè di ricerca comune fatta insieme sugli stimoli delle tracce che ci erano state offerte e anche della proposta del Papa. Il clima che si è respirato in modo particolare in quest'ultimo giorno è stato davvero positivo, pieno di speranza. Certo, una speranza realistica che sa che dobbiamo fare i conti con le situazioni delle nostre chiese diverse l'una dall'altra e anche di un cristianesimo che ormai ha vissuto tante esperienze che non si illude facilmente. E tuttavia ho notato davvero un clima e uno spirito di speranza. Io mi auguro che quelle indicazioni che saranno poi proposte a tutta la Chiesa trovino quello spirito che oggi è aleggiato, non solo oggi ma anche nei giorni scorsi, è aleggiato nel convegno della Chiesa italiana, cioè uno spirito fiducioso, uno spirito che non si arrende alle difficoltà ma che sa contare sulla presenza e sulla fedeltà di Dio per alimentare la propria speranza.